Ciao a tutti ed eccoci qua in Animal Crossing Happy Home Designer. Stavo guardando che personaggi ci sono. Una dopo scuola, un ben calda d'inverno oppure una casa particolare. Quasi quasi me ne vado al dopo scuola. Ma anche dopo scuola non saprei come farlo. Vabbè, un ben calda d'inverno oppure una casa particolare. Dai, andiamo da una casa particolare di Lolly. Andiamo, Lolly, andiamo. Vai tranquilla, una casa particolare, non saprei proprio, sì, ma noi andiamo a fare a casa particolare. Vai, vai Lolly, vai, mi piaceva Lolly. Vai, tranquilla Lolly, che avrai una bellissima casa. Vediamo un po' Lolly che cosa vuole. Cioè, che cosa vuole? Vuole una casa particolare, cosa ci ha portato, vediamo. Lì, cos'è? Un cartellone. Maxi schermo, allora mettiamo qua il maxi schermo. Poi a casa qui, la mettiamo qua, cambiamo un po'. Bella, se il tetto lo farei rosso. Bene, mi piace. L'esterno giallo, no, così mi fa parecchio topolino. Aspetta, ok. Campagna. La porta, così che riprende. Ah no, mi manca la staccionata. La staccionata la farei così, ottimo. Bene, torniamo indietro. Vediamo che cos'altro ci ha portato. Solamente il maxi schermo. La torre Eiffel anche qua. Molto futuristica la nostra Lolly. Ok, qua ci metto. No, non questo, ma bensì. Andiamo all'esterno. Ci metterei all'esterno. Questo. Qui. Bella cuccia per i cani. Qua. Poi bella. Sì, per prenderci il tè. Qualcuno ci sta? No, quindi qui. Anzi no, maxi schermo lo metto qua, questo lo metto qui che è meglio. Ottimo. E due seggioline. Queste qua, di plastica. Una qui e una di qua. Là. Poi all'esterno ci mettiamo una tagliesse, un tappeto così, davanti a casa. Sì, anzi proprio qua. Bene, perfetto, entriamo dentro e andiamo a arredare la casa all'interno. Una casa particolare, io quasi quasi gliela faccio, in stile futuristico, ho visto che ha portato il maxi schermo. Questo è il tappeto, no? Andiamo qua. Muro. Muro uovo, pannelli bianchi, muro grattacieli, caffetteria, no, ma muro con pannelli bianchi ce lo vedo bene. Poi no, questo non mi piace. Illusione, sì, vai, tutto chiaro, perfetto. Poi vediamo che cosa aveva portato, che non me lo ricordo. Un geyser, proprio così, un geyser in mezzo alla casa, sì, proprio più particolare di così. Poi, ah, c'era anche il disco volante. Ah, ma quindi non voleva proprio. Ho capito, ho cambiato, sì, futuro. No, ho cambiato, futuro, perfetto. Ok, allora andiamo a prenderci il nostro stile futuristico, allora, il letto del futuro. Lo sapevo che ti piaceva. Poi ci mettiamo un bel tavolino del futuro. Eccolo qua. Il geyser sta nel mezzo, qua. Sì. Poi. Ah, ormai sono andata qui, quindi prendo il maxi schermo. Sì. No, il maxi schermo lo metto dalla parte opposta. Vai a vedere? Perfetto, sì. Poi un divano. No, ho sbagliato. Ah, vabbè, visto che siamo qui. Riscaldamento qua. Il divano continuo ad andare qui qua. Cambiamo poltrone e divano. Poltrona, seggiola del futuro. Torna il geyser, osserviamo il geyser, così qualcosa di diverso, facciamo qualcosa di alternativo, osserviamo il geyser.
Poltrona, sì, una bella poltrona. Sì. Ritorniamo a noi, poltrona qua. Allora, no, allora, di qua. Vai, oggi. No, poltrona, il divano, 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 divano. Oh, del futuro, eccolo qua. Eccoci. Poi, qui ci metto una foto. Sul tavolino. Sì, poi. No, ho già messo tutto questo. Poi, andiamo alla libreria. L'armadio del futuro. Qui vicino al letto. Anzi, qui. Bene. Poi, qua del futuro c'è altra roba, cioè. Lo scaffale, che mettiamo qua, dove c'è anche la sveglia, così ci si può svegliare. Oh, il cassettone del futuro sotto la televisione che ci sta bene, infatti, vedi. Tac. Un'altra cosa dal futuro, che cosa ci potrebbe essere? Questi niente, vabbè. Lo stereo, no, ci abbiamo messo la televisione, che gli fa anche da stereo. Le lampade del futuro, quella sì però, e la metto proprio. Vai, in fondo, piedi del letto. Ok, allora aspetta, sì, la foto la metto qui, sennò poi non si vede la televisione. No, ho sbagliato. Ok. Poi ci metto. Andiamo no, all'oggettistica, andiamo all'oggettistica. Qua. Ci volevo mettere un computer. Dove l'ho messo il computer? Dov'è il computer? Vabbè, pazienza, non ci mettiamo il computer, ma ci mettiamo, non so, qualcos'altro, un bel palloncino, guarda, ci voglio mettere un bel palloncino qua, vicino all'UFO. Altri oggetti particolari, questi due spot, queste, dai, sì, quelle cose un po' particolari. Non c'è però nulla che possa essere, oh sì, però, un bel telescopio, questo ce lo metto per guardare stelle, vicino alla finestra, perfetto. Vediamo se c'è qualche altra cosa che possa. No, questa roba dello sport. Che mappamondo però, eh. Bene, boh. Un po' futuristica. Non mi convince tanto la parete. Allora, vediamo un po'. No, il pavimento a parete, la parete. Un po' più futuristica. No, questa è troppo. Non mi piace. Questa. A strisce. No, ci sta malissimo. No, non è che mi dà qualcosa del futuro, come idea. Oppa, wow, no. Questo è proprio muro futuro. Ecco, perfetto. Lui. Allora, vediamo se troviamo il pavimento futuro. Allora, perché mi sembrava. No, non mi sembrava averlo sbloccato il pavimento futuro. Infatti, non lo vedo. Bene, io direi. Che questa casa un po' particolare, tutta futuristica, appena nostra Lolly è pronta, vediamo se gli piace. Dici Lolly se ti piace. Dai, facci sapere. Vogliamo il tuo consenso, mi raccomando. L'invidia del vicinato, certo, qui veniamo dal futuro. Guarda là, c'è anche l'UFO. Molto semplice, ma molto particolare, io oserei dire. Stupefacente. Oh, brava. Mi fa impazzire di gioia, Stratu. Vai. Sì, pubblichiamola. Video avvicinato, no. Futuro, dai. Una casa futuristica, vai. Vediamo un po'. Se ce lo pubblica, mentre lo pubblica io, come sempre, vi ringrazio per aver visto il video fino a qui. Mi raccomando, commentate, che appena posso vi rispondo. Mi raccomando, mettete un mi piace se vi è piaciuto il video. E niente, mi sa che qui il collegamento sta continuando ad andare a pelo lungo. Allora, io vi saluto a questo punto. Sono di poca fiducia per questo collegamento, quindi vi saluto e vi rimando al prossimo video. Ciao a tutti!